L'azienda agricola Ciuciù nasce negli anni 1970 nasce come piccola realtà di coltivatori diretti da mio padre e mia mamma, che iniziano a produrre piccole quantità di vino che all'epoca venivano commercializzate in zona a clienti, ma che erano più che altro amici. Successivamente c'è stato uno sviluppo dell'azienda che negli anni 95-96 vede entrare in azienda me e mio fratello e praticamente inizia un riordino fondiario all'interno dell'azienda, quindi iniziamo ad accorpare proprietà terriere per poter poi coltivare e impiantare nuovi vigneti, togliendo le vecchie varietà che un tempo venivano coltivate e che davano delle rese per ettaro piuttosto legate alle quantità e meno alle qualità, per poter poi negli arco degli ultimi 10 anni sviluppare in azienda un'impostazione di coltivazione biologica con le varietà che danno una qualità maggiore, uve che oggi vengono commercializzate con notevole miglioramento delle caratteristiche organolettiche e dei profumi. Praticamente ci troviamo oggi a coltivare un'azienda di circa 130 ettari di vigneto nella zona che è limitrofe al mare, perché si trova nella provincia di Ascoli Piceno, ma a pochi chilometri dal mare, vicino San Benedetto del Tronto, a un'altitudine di circa 300 metri sul livello del mare, con un'esposizione a sud e con un terreno di medio imbasto tendente all'argilloso. Queste sono un po' le caratteristiche del terreno e della zona. Praticamente in questi ultimi 5 anni abbiamo investito molto nel rinnovo degli impianti dei vigneti, quindi abbiamo selezionato delle varietà sulla base di un progetto di zonazione che quindi vedeva analizzare prima il terreno e il clima per poter scegliere quali erano le varietà più adatte per coltivare in quella zona. Siamo arrivati che selezionate le varietà, oggi ci troviamo a coltivare principalmente Montepulciano e Sangiovese, che sono le varietà a bacca rossa più importanti per il territorio, e Pecorino e Passerina, che sono le varietà a bacca bianca lo stesso, più importanti ma anche autoctone del territorio. Praticamente queste varietà concorrono alla produzione dei vini DOC del Piceno, che sono Rosso Piceno e Rosso Piceno Superiore, che sono le più antiche come DOC, poi Falerio e Offida DOC, nelle tipologie di Offida Rosso e Offida Bianco, che sono appunto Pecorino e Passerina, anche in versione spumante per la Passerina. Queste tipologie di prodotto sono oggi proposte al mercato italiano, ma anche al mercato mondiale, cioè ci stiamo avvicinando alle realtà storiche italiane che vendevano un po' in tutto il mondo, tipo Toscana e Piemonte, e stiamo cercando di far conoscere questa realtà produttiva attraverso proprio le degustazioni dei vini, wine tasting e fiere, tutto quello che riguarda un po' la promozione. Quella di autoctono per noi è stata un'iniziativa condivisa fin da subito, perché non faceva altro che agevolare questo percorso di promozione e di comunicazione, e proprio per questo abbiamo deciso di legarlo a un vino in forte sviluppo, che è appunto il Pecorino, che nel caso dell'azienda nostra, appunto l'azienda Ciuciù, è le Merlettaie. Questo vino l'abbiamo reso parlante proprio perché vogliamo che attraverso la degustazione, quindi, o il consumo appunto del prodotto, l'utente finale riesca a ricondurre la zona di produzione, le caratteristiche appunto del territorio dove viene prodotto.
questo è un vitigno storico che ha una valenza molto importante, soprattutto in questo momento. Perché? Perché ha delle caratteristiche che comunque sono molto apprezzate dal consumatore, caratteristiche che non deludono neanche il mercato estero, perché si tratta di un vino comunque importante, di un vino che può essere comunque invecchiato con una piacevolezza, una gradazione alcolica che si accompagna bene a tanti piatti importanti, sia di carne che di pesce e di formaggi. Questo lo rende, diciamo, un vino piuttosto ricercato in questo momento. Il fatto che sia anche parlante ci dà la possibilità, in quei luoghi dove non riusciamo noi a trasmettere queste nozioni sul prodotto, di avvicinare il più possibile il consumatore all'azienda produttrice. E per questo motivo che ci è piaciuto molto il progetto e sono sicuro che andremo avanti per portare altri vini sulla, diciamo, distribuzione del vino parlante. Grazie.